Amici di Telemonte Carlo, la più cordiale buonasera, ben trovati in diretta da Battipaglia da parte di Francesco Izzi e Patrizio Oliva. Questa sera si disputa qui in provincia di Salerno il primo campionato italiano del 2000 nella categoria dei pesi medi. Si affrontano il campione in carica Cristian Sanavia e lo sfidante ufficiale al titolo Claudio Ciarlante. Grandi contenuti per questa sfida, Patrizio, sicuramente un tricolore degno di nota. Sì, veramente un tricolore, come dicevi, degno di nota, perché sicuramente vedremo un match dove ci saranno le scintille, perché saliranno sul ring due pugili che hanno veramente entrambi la dinamite nei colpi. Ci raggiunge Claudio e quindi sicuramente è un match che ci farà stare col fiato sospeso, sicuramente. E intanto vediamo l'organizzatore di questa serata, Elio Cotena, mentre insieme alle autorità locali vengono presentati i pugili di questa sfida. È già salito Claudio Ciarlante, è il momento ora del campione, il pugile padovano Cristian Sanavia, che difende appunto il titolo per la seconda volta. E stiamo vedendo in questa suggestiva immagine la corona disegnata proprio da Elio Cotena, che quindi viene poi donata al pugile che si fregia del titolo. Ha creato Elio, molto bella, sì. personalizzata da Elio, sì, molto bella, possiamo definirla così. In questo momento sul ring di Battipaglia ci sono il sindaco Fernando Zara insieme all'assessore allo sport Alberto Esposito e anche altri esponenti comunali che hanno fortemente voluto questa riunione, come dicevamo, importante, un tricolore nella categoria dei pesi medi. E intanto qui stiamo vedendo anche i ragazzi di Patrizio Oliva, che ci ha fatto una bella sorpresa portando tutta la nazionale italiana. Qui stiamo vedendo i tuoi virgulti, Patrizio. Sì, c'è Bundo, Molaro, Paris, Fragomeni, Cammarelle, poi accanto a me c'è Biagio Zurlo, il mio più stretto collaboratore, che rappresenta lo staff tecnico. C'è anche nel pubblico Paolo Vidoz. Sì, ragazzi sono amici di Sanavia, perché Cristian è stato in squadra con noi, quindi hanno voluto venire a vedere il loro amico. Certamente conoscono bene anche Claudio, quindi cercheranno di essere quantomeno... E questa è una bella testimonianza di come lo sport e il pugilato in particolare in questi momenti significhi aggregazione. Tra l'altro, ragazzi della nazionale italiana che sono attesi a breve da un marzo davvero di fuoco, con tornei internazionali prima in Germania, poi in Inghilterra, per chiudere a Venezia con una rassegna sempre molto importante. Ne parleremo magari a fine serata, sì, Patrizio. Ciclo delle qualificazioni olimpiche. E naturalmente questo è un obiettivo al quale tiene lo staff azzurro. Ma ora accaliamoci proprio nelle pieghe di questo match tricolore nella categoria dei pesi medi, al limite dei 72-575 kg. Come dicevamo, Cristian Sanavia, il campione in carica, che difende il titolo per la seconda volta. E questa sera lo sfidante ufficiale è Claudio Ciarlante, romano residente a Palestrina, che rappresenta la famiglia Ciarlante. Il fratello Davide, sempre in questa categoria, è stato sconfitto nel mondiale con Mullings, ma si trova ugualmente al primo posto. E di sicuro ci sono dei contenuti importanti per questo match, una struttura fisica più massiccia per Sanavia, il quale ha detto proprio nelle dichiarazioni della vigilia di temere le prime riprese, Patrizio, per l'agilità, la velocità dei colpi di cui è capace Claudio Ciarlante. Ma ripeto, come dicevo all'inizio, è un match veramente che ci fa stare col fiato sospeso, perché tutti e due sono ragazzi che hanno notevole potenza nei colpi. Forse posso dire un attimino una nota sul discorso caratteriale. Sanavia è uno che accusa di più la tensione nervosa rispetto a Ciarlante, la tensione nervosa che purtroppo assale sempre il pugile prima di un la prima ripresa. Ha avuto inizio il primo round, l'arbitro di questo campionato italiano nella categoria dei pesi medi è Carozza di Caserta, i giudici Mosella di Napoli, De Tommaso di Bari e Di Giovanni di Chieti, supervisore della federazione il signor Cassino, mentre il medico della riunione è il dottor Telese. Pantaloncini bianchi per il campione italiano Cristian Sanavia, di Piove di Sacco, Padova, imbattuto, 17 vittorie in altrettanti match. Per Claudio Ciarlante invece il curriculum parla di 20 incontri, 18 vittorie, un pareggio ed una sconfitta con Pizzamiglio, lo ricordiamo, nel 97 nella categoria dei Super Werther ai punti. Sanavia, ricordiamolo, è impostato in guardia destra, un mancino,
dotato di buona potenza e rispetto a Claudio Ciarlante, come dicevamo in apertura, con una struttura più solida, più da fighter. Il sinistro largo di Sanavia, poi tenta la replica Ciarlante. Primo round del campionato italiano dei pesi medi, al limite delle 10 riprese, in diretta da Battipaglia. Ricordiamo proprio che Sanavia e Ciarlante sono due pugili che già abbiamo presentato su Tele Monte Carlo nel titolo internazionale di Casa Monica. Entrambi fecero grossa impressione. Ciarlante vinse per KO al primo round e Sanavia vinse ai punti, un match molto duro con il belga D'Alessandro. Era infatti la riunione dalla Sicilia, da Trapani. Sanavia si impose con D'Alessandro, mentre Ciarlante, sempre a dicembre, batté Mucadi, vittoria per KO al primo round. Ripresa di studio ancora. Entrambi sono molto attenti, perché sanno che tutti e due comunque posseggono potenza, quindi sono veramente stanno con gli occhi aperti. Avanza Ciarlante, poi c'è un sinistro di Sanavia, ancora gancio sinistro del campione italiano, che molto si è fatto rapido apprezzare in questa fase, sì, molto rapido nelle azioni. Ancora un gancio sinistro di Sanavia che raggiunge il volto di Ciarlante, molto rapido nelle esecuzioni Sanavia. È riuscito in effetti per tre volte in questo primo round Sanavia a sorprendere lo sfidante. Si chiude ora in guardia Ciarlante, che ha fiutato il pericolo, mentre sta per terminare la ripresa. A vuoto Ciarlante, poi un pugile di grande carattere, sicuramente coriaceo, Claudio Ciarlante, romano residente a Palestrina. Mentre termina la prima ripresa, che possiamo assegnare come preferenza al campione Cristian Sanavia. Pubblicità per noi. Stiamo rivedendo alcune azioni importanti, soprattutto appannaggio del campione Sanavia, che si è fatto apprezzare per tre sinistri, Patrizio, che hanno sorpreso Claudio Ciarlante. Sì, una sorpresa, perché sono stati dei colpi molto veloci da parte di Sanavia. Un gancio sinistro in particolare che è arrivato preciso al volto di Ciarlante. Ricordiamo che Sanavia è diventato campione italiano nel mese di giugno del 99 a Piova di Sacco, battendo Marco Dell'Uomo. Poi la prima difesa nel 99 a ottobre contro Filippo Alessandro. Abbiamo visto un bellissimo gancio sinistro di Ciarlante sul colpo di Sanavia. Ha parato e è entrato con un gancio sinistro molto bello. La replica di Sanavia sul destro largo, poi Ciarlante però riesce ad andare con il sinistro. Uno, due di Sanavia, che per il momento appare più concreto. Due sinistri di Ciarlante alla figura. Poi parte da lontano il campione. Devo dire che Ciarlante è sempre presente davanti a Sanavia, e questo è sinonimo proprio di coraggio, di grande personalità. Ancora il gancio sinistro di Sanavia, che sì, è arrivato. Ancora un gancio destro di Sanavia che raggiunge il volto di Ciarlante. Per il momento sono più precisi i colpi del campione italiano. Adesso un sinistro alla figura, poi manda a vuoto Ciarlante. Molto raccolto Sanavia nella guardia, poi arriva vicino, ecco, e poi spara questi colpi larghi sia al corpo che al volto. E gancio sinistro. Eh sì. Ancora si è fatto pescare dal gancio sinistro Ciarlante, che non ha trovato ancora le contromisure. Adesso distanza ravvicinata, ha provato Ciarlante con il montante. Poi va a vuoto con il destro lo sfidante.
viene ancora trovato scoperto dal sinistro di Sanavia. Bei colpi da parte di tutti e due pugili, dobbiamo dire. Stanno dimostrando anche di accettare il combattimento. Ancora il gancio sinistro, sì, che scuote Charlante, il gancio sinistro di Sanavia, precisissimo al volto. Ha accusato lo sfidante. Ancora il sinistro di Cristian Sanavia. E termina il secondo round, anche questo in favore del campione, che per il momento sta lavorando molto bene, soprattutto sta entrando con il sinistro che non riesce a controllare Claudio Charlante. Pubblicità per noi. Stiamo rivedendo una delle sue azioni nel secondo round, il sinistro che raggiunge Charlante. È stata questa l'arma che per il momento ha fatto Patrizio la differenza. Sì, perché Charlante commette un errore molto grave, quando porta il montante destro si ferma su quel colpo e quindi Sanavia replica immediatamente col gancio sinistro, quindi si fa trovare con la guardia bassa Charlante. Avevamo detto che Sanavia temeva le prime riprese proprio per la brillantezza e l'agilità di Charlante, ma per il momento dobbiamo dire che è lui a essere più insidioso. Ancora parte con il sinistro. Si mantiene comunque lucido Claudio Charlante. Si chiude Sanavia. Charlante in attesa perché non riesce ancora, ancora il sinistro del campione che c'entra Charlante con notevole potenza. Si sta facendo sorprendere più volte Charlante si è lasciato sorprendere da quel gancio sinistro di Sanavia. E per il momento è questa la chiave del match. Siamo al terzo round, campionato italiano pesi medi in diretta da Battipaglia. Prova la replica Charlante, il sinistro non riesce a entrare, molto chiuso, sì. Sanavia molto attento, contiene con grande compostezza il campione. Adesso si chiude e parte ancora con il sinistro Sanavia e viene centrato anche dal destro Charlante. Se si incrociano così difficilmente il match va avanti ai punti, si stanno incrociando troppo che i colpi, picchiando tutti e due. Sì, va vuoto con il gancio sinistro Claudio Charlante. Si scatena in una serie Sanavia, poi recupera la distanza lo sfidante. Charlante sta aspettando proprio un varco per poter entrare con i colpi, ma Sanavia è molto serrato nella guardia e quindi diventa molto difficile. Ancora il destro di Charlante ha pizzicato Sanavia. Si chiude ora il campione, manda a vuoto prima con il destro e poi con il sinistro Charlante, prova la replica. Distanza ravvicinata. Ancora un gancio sinistro di Sanavia. Sì, è sempre quello il motivo. Attenzione! È incredibile. Centrato ancora. Però dobbiamo anche elogiare il grande carattere di Charlante, sì, che nonostante prende queste bordate è sempre lì e non indietreggia. Grande abnegazione da parte dello sfidante che sta accusando colpi pesanti. Intanto c'è stato un richiamo dell'arbitro Carozza all'angolo di Sanavia. 25enne di Piove di Sacco, Padova. Seconda difesa dopo quella volontaria con Alessandro Filippo. Questa sera c'è quello ufficiale. Ancora il calcio sinistro pericoloso di Sanavia. Sì, pericolosissimo. Incassa nuovamente Claudio Charlante. Grande match, soprattutto molto duro per lo sfidante. Siamo al terzo round, in vantaggio il campione d'Italia Cristian Sanavia. Pubblicità per noi. Come va? Respiri profondamente. Dica 33. 33. Tossisca? Allora, vuole tossire o no? Mi sta prendendo in giro? Strano. Scusi, ma ha preso Polised? Beh, allora capisco. Polised sede la tosse rapidamente ed efficacemente. È un medicinale che può dare sonnolenza. Leggere il foglio illustrativo. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Non usare sotto i 2 anni. E torniamo ancora su un rallenti di questa splendida terza ripresa. Patrizio, davvero un inizio vibrante del match, lanciatissimo. Ecco il gancio sinistro italiano, precisissimo, che
che ha colto ancora di sorpresa Ciarlante. Un Ciarlante che sta tenendo, nonostante questi sinistri potenti che lo hanno centrato. Bisognerà adesso vedere anche il campione italiano se riuscirà a tenere questo ritmo davvero incalzante. Un campione italiano che comunque sta mantenendo tutte le promesse della vigilia. Vuoto con il montante destro Ciarlante. Lavora ancora con il destro Cristian Zanavia, che ricordiamo è un mancino. Ha già fatto sentire i risultati del suo colpo migliore. Parte con il sinistro Zanavia, poi c'è la replica di Ciarlante con un bel calcio sinistro. Adesso è Ciarlante che prova ad alimentare la sua azione. Si chiude immediatamente Zanavia, a vuoto con il sinistro il campione. Deve stare molto attento a portare questi colpi sulle braccia di Zanavia, perché si chiude in replica e diventa pericoloso per lui. Due sinistri di Zanavia. Poi riprende la distanza Claudio Ciarlante. Montaggio della figura. Di sì. Poi Zanavia con il destro, mentre leggermente ferito Ciarlante. Ancora il calcio sinistro, sì. Accusato da Ciarlante questo calcio. Insiste Zanavia, ha capito che è in difficoltà l'avversario. Sì, in grossa difficoltà Ciarlante, in grossa difficoltà. Lo sta demolendo Zanavia, devo dire. Ancora il sinistro che c'entra lo sfidante. Sta funzionando al massimo il colpo di Zanavia. Ancora un round molto duro per Claudio Ciarlante. La quarta ripresa a due mani, Zanavia. Ora si chiude il campione. Parte con il solito gancio sinistro. E ancora accusa però un sinistro potente, Ciarlante. Match molto duro per Ciarlante. Meno di un minuto al termine di questa quarta ripresa. Non si risparmiano i due pugili. Sì, Zanavia vuole chiudere il match. Sembra proprio questo l'intento. Ancora il campione che c'entra nuovamente. Gancio sinistro incredibile. Con il sinistro, Claudio Ciarlante. È spaccato. Si è aperta notevolmente la ferita che avevamo visto prima. Attenzione. Cerca di reagire con l'orgoglio Claudio Ciarlante, ma c'è l'intervento dell'arbitro. Colpi duri. Sta sanguinando copiosamente. Avevamo detto di un inizio davvero duro per lo sfidante, il romano Claudio Ciarlante. Adesso c'è l'intervento del dottor Telese per constatare lo stato della ferita, vedete, sotto l'occhio destro di Claudio Ciarlante. Ha sentito sì, i sinistri ripetuti. Non è una ferita non pericolosa. È particolarmente pericolosa. Non è... Bisogna vedere quella sull'arcata. All'arcata è uno spacco. Non può proseguire. L'arbitro interrompe il match. Finisce quindi al quarto round questo campionato italiano, interrotto il match per ferita, vedete proprio sanguinante, Claudio Ciarlante che dunque deve arrendersi a questo strapotere di un Cristian Zanavia, davvero apparso impeccabile Patrizio. Incredibile, veramente un grande Zanavia con colpi rapidi, potenti. Hanno scalfito veramente l'integrità fisica di Ciarlante, perché Ciarlante è un ragazzo molto forte fisicamente. E dunque, grande merito proprio a Zanavia per lo stiamo rivedendo match. In azione. I ganci sinistri hanno scosso più volte Ciarlante, che ha reagito con il cuore, con grande energia, facendo appello a tutte le risorse, ma davvero si è trovato di fronte a un campione scatenato. D'altronde, un match è impostato proprio così, probabilmente voleva questa soluzione. Prima, sì. Questa soluzione, entrambi possedevano grande potenza e quindi è arrivata prima, ha avuto ragione la potenza di Zanavia. Che prima di questo match aveva vinto 7 volte prima del limite. Vediamo, e quindi è il 18° successo in 18 incontri con l'ottava soluzione.
prima del termine delle riprese per Cristian Saravia, che si conferma campione italiano nella categoria dei pesi medi. Seconda difesa per lui, guardate che colpi ha dovuto sopportare Claudio Ciarlante davanti a un campione davvero scatenato, sì, e indomito. Belli, perché poi alternava sia alla figura che al capo, quindi alternava il bersaglio continuamente. Un bel abbraccio ora tra i due pugili, e questa è la box. Una stretta veramente di mano. Un grande titolo italiano, dobbiamo, sì, dire, finalmente un bellissimo titolo italiano tra due grossi atleti. Il 2000 è iniziato nel migliore dei, sì, modi. Sicuramente un grande titolo italiano. Magari fossero tutti così. E in effetti italiani. Era annunciata come, quindi, una grande sfida. Bisognerebbe veramente rivalutare un po' il campionato italiano. Ancora alcune immagini relative all'ultimo round, il quarto con cui si è concluso il campionato italiano dei medi. E adesso bisognerà vedere per il campione italiano Saravia che chance ci sarà. Aveva parlato prima del match di una cintura internazionale, ma magari con Antonio Perugino. Certo, sicuramente nella testa di Saravia l'obiettivo è quello. Rimarrà sempre Perugino, sicuramente. Campione WBU. Sarebbe veramente un grandissimo match tra due italiani per un titolo mondiale. Atleti che si sono già incontrati da dilettanti di grande qualità, quindi una sfida di sicuramente sarebbe un grande contenuto importante. Adesso vediamo Saravia che alza lo sfidante Claudio Ciarlante, che ci ha messo il cuore, ricordiamo, numero 5 della classifica italiana. Ciarlante al primo posto, il fratello, seconda posizione per il campione italiano Cristian Saravia, mentre stiamo rivedendo ancora alcune fasi di questo match che ha confermato come campione italiano il padovano Cristian Saravia. Ricordiamo che in sala questa sera, Patrizio, oltre ai due ragazzi della nazionale, c'è anche Pietro Aurino, sì, un altro atleta di grande qualità, campione italiano dei massimi leggeri. Anche per lui sembra arrivare la chance mondiale. Adesso ci ha raggiunto proprio qui in postazione il campione Cristian Saravia con la cintura disegnata da Elio Codene. Complimenti di Patrizio Oliva. Avevi scelto probabilmente, prendi il microfono, avevi scelto probabilmente, Cristian, questa partenza lanciata, una partenza che sicuramente ti ha portato anche un dispendio energetico, ma poi ti ha portato il grande risultato perché i tuoi sinistri non erano controllabili, sì, da parte di Io dovevo staccarlo un po' alle prime riprese, perché si sa, alle prime riprese, quando che sei, poi prende dei colpi a freddo, e magari, perché so che fa male lui, è il pugno abbastanza pesante, io ho voluto un po' a pressarlo, che si staccasse un po', e poi venire fuori. Io avevo calcolato che venivo fuori verso la sesta, settima ripresa. Cristian, ma perché alla vigilia del match tu temevi i primi round? Eppure io credo che dovrebbero essere gli avversari a temere Saravia i primi round, perché tu sei un ragazzo scattante nei colpi, potente, quindi dovrebbero essere gli avversari. Secondo me, tu non dovresti preoccupare con nessuno. Sì, preoccuparti di nessuno. Sono teso, sapevo che era un avversario abbastanza ostico. Sì, questo veramente noi abbiamo detto è stato un grandissimo titolo italiano fra due grossi atleti. Dovevo passare un po'. Meritava forse una cornice migliore, diciamo. Ma d'altronde noi avevamo detto alla vigilia del match era previsto una soluzione di questo genere, sì, perché entrambi possedete entrambi una grande potenza nei colpi. Ma guarda, io pensavo che il match andasse a finire a 10 riprese, non pensavo che andasse a finire nelle prime, perché io pensavo già che anche lui partiva un po' teso, che partisse. Ci conoscevamo, no? Certo. Già che sono, volevo ringraziare lo sponsor Paolo Tognolo, mio maestro Freo, che mi ha aiutato molto a fare il pugilato, mi hanno permesso di fare. Cristian, una domanda d'obbligo. E il futuro? Ma il futuro esiste nella tua nel 2000 Perugino? Sì, Perugino. Ma non ci sono dubbi. Ci sarebbe un bel match da fare anche lì. Ma sarebbe abbastanza difficile. Io ho detto prima che sarebbe veramente un grandissimo titolo mondiale. Secondo tra due, sì, due grossi pugili poi italiani. Poi e per noi sarebbe un grande prestigio poter vedere, sì, un match da poter proporre a livello internazionale, anche al mondo intero, un titolo mondiale tra due
due bravi atleti italiani. E allora questo è l'appello agli organizzatori. Esatto, sì. Intanto ti sei confermato con grande merito campione italiano, l'abbiamo detto, era la seconda difesa. Ecco, ti stai anche rivedendo in azione, il nostro regista Angelo Carosi ripropone alcuni momenti importanti. Tanti così di match altamente spettacolari. Sì, sì, sicuramente. Perché dobbiamo anche sfatare il discorso di una sconfitta. Cosa vuol dire? Se diciamo. Bravo. Non significa niente, se un match è un grande match. Esatto, stasera se Cristian avesse perso, cioè lui è sì, Bira. Una sconfitta che poi fa anche onore. Esatto. Sicuramente. Bisogna anche sfatare il discorso che i pugili devono avere il record immacolato. Io credo che il valore si vede nel ring, si vede da come si comportano, come si vanno attraverso i colpi e queste ma cose. Ma si dovrebbe già iniziare da dilettante a non sì. cercare i record sì, sì. immacolati. Comunque ecco, Cristian, noi siamo questa molto sera contenti. Gino, io l'ho trovato veramente scattante nei colpi, sì. molto molto rapido rispetto sì. all'ultima volta che ti abbiamo che era un po' più proposto teso, diciamo che per Monte Carlo eri molto più tu rapido. Lo conosci anche tu perché lo hai avuto, anzi la tua diciamo quando è stato insieme con te senz'altro gli ha fatto bene e ha imparato molte cose. Lui è un fisico particolare, bisogna conoscerlo. Lui ha bisogno di lavoro particolare, di lavoro esplosivo, però anche di recuperi, maggiori. Maggiori. E quindi una volta conosciuto e noi con lui proprio in nazionale ti ricordi Cristian sì. vi diamo proprio questo discorso recuperi esatto. maggiori per poter e questa sera fare... è stato proprio veramente sì. esplosivo sì sì veramente ha dato una riflessione enorme perché noi io adesso vorrei... avevamo paura di questo avversario gli davamo il giusto valore e sapevamo però Cristian quello che vale e vi dico una cosa e Patrizio lo sa anche lui che Cristian non è tutto qua. Cristiano, allora lo come scopriremo si dice? Ancora alle prossime occasioni. Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Ah, i tuoi sì, amici della squadra azzurra mi ha fatto un piacere sono voluti venire. E questo è un bel quadretto. Con... I ragazzi della nazionale italiana, gli atleti di Patrizio Oliva che sono venuti qui anche per testimoniare, Patrizio, come dicevi, l'affetto a Cristian e l'hanno visto imbattuto ancora. E noi chiediamo subito al nostro campione d'Europa, De Biasi Massimi, Giacomo Fragomeni, un'impressione su questo match. Il match come è stato Cristian vabbè è sempre il solito, un po' più tranquillo, più posato, però è sempre il solito, non è cambiato. Un carro armato. Il match, sì, sempre il carro armato. Il match è bellissimo, fantastico, non si può dire niente, cioè veramente un gran bel match. Complimenti a tutti e due, perché anche comunque Ciarlante sì, ha sì. fatto la sua, perché il match non si fa da soli ma si fa in due. E quindi complimenti ancora, anche se... Cos'hai fatto qua? Peccato aggiungiamo noi per lo spettacolo per chi ci ha seguito da casa che non sia arrivato al limite delle 10 riprese il match perché era davvero una bellissima sfida ma naturalmente per te quello che contava era vincere. Ah sì sì, certo. Per me è contato vincere. Vincere così è molto più soddisfazione, soddisfacente. Bene, io direi che vincere e convincere può essere questo lo slogan. Volevo fare un saluto sì. a tutti gli amici di Piove di Sacco che mi avranno assistito per televisione per il Monte Carlo e dedicare la vittoria alla mia fidanzata Caterina che mi è stata vicino. E mi sembra d'obbligo. Ringraziamo Cristian Zanavia e il maestro Gino Freo, i ragazzi della Nazionale Italiana, ma la nostra serata, voglio ricordarvi, non termina qui. Abbiamo ancora delle immagini importanti da proporvi per la box, ricordandovi appunto che Zanavia si è confermato qui campione italiano nella categoria dei medi da battipaglia. Adesso noi andremo a seguire altri due match. Dopo la pubblicità cominceremo con una sfida per la categoria dei pesi super medi tra Alfano e Vernica. Pubblicità. Per scoprire l'Italia, terra di mare, è in edicola.